Ciao, come state? Benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlare con voi del perché il narcisista si sente minacciato da te. Perché il narcisista si sente minacciato quando tu sei te stesso? Ecco, devo dire che ognuno di noi è unico per quello che è. Ognuno di noi ha la propria individualità, la propria unicità. E se tu hai a che fare con un narcisista, sai bene quanto il narcisista non tolera questo fatto. Ti ricordi quante volte ti sei sentito in qualche modo a disagio quando hai detto la tua semplice opinione, quando hai espresso la tua semplice riflessione, nel dialogo con un narcisista? Quante volte ti sei sentito messo all'angolo, oppure, non so, un po' strano per quello che dici, un po' fuori norma, un po' isolato? Perché il narcisista non tollera che l'altro ha una sua opinione, che l'altro ha una sua riflessione, una propria riflessione, un proprio pensiero. Perciò ti ignora o si arrabbia oppure fa finta di non aver capito il tuo concetto oppure ti giudica, è molto giudicante e critico, soprattutto non lo so, per il tuo approccio rispetto alla vita, per il tuo approccio rispetto a come stai crescendo i tuoi figli oppure per il tuo approccio rispetto ad una situazione. Ti sta dicendo praticamente questa cosa non funziona con me, questa cosa che stai facendo adesso non mi piace. Questo è il messaggio che invia il narcisista. I narcisisti sono sempre critici, non sono mai d'accordo con l'opinione dell'altro, soprattutto se si sente minacciato dall'altro. Perché se vede uno che magari è un po' insicuro, che insomma, ha un po' di fragilità e che non pretende nulla dalla propria vita e non pretende nulla dagli altri, non ha barriere, non ha confini, non gli importa più di tanto di quella persona. Però se vede che nella stessa, non so, nel nucleo familiare oppure nello stesso ambito lavorativo, ma anche nella relazione sentimentale, l'altro ha del buono dentro, allora si sente minacciato da quello. Ed ecco perché il narcisista non entra in conflitto con tutti, non è sempre contrastante, critico, e ha sempre questi pensieri un po', diciamo, in disaccordo, no? Questi pensieri sempre critici, questi malintesi nei confronti di tutti, ma solo nei confronti di alcuni. Perciò il narcisista contrasta il pensiero dell'altro, se si sente minacciato dall'altro. E il messaggio che manda è un po' questo: non mi piace che tu sei te stesso, non mi piace, e questo è il messaggio ben chiaro che manda il narcisista all'altro, non mi piace quando tu sei te stesso, non è ok, non va bene con me, non funziona con me così. Perché il narcisista opera, da una base molto fragile, di insicurezza, perché anche se vedi il narcisista rumoroso, prepotente, sfacciato, no? Che occupa spazio a destra e a sinistra, dice quello, dice questo, questo non vuol dire essere confidente, non vuol dire avere una buona autostima di se stessi. Possono sembrare despotici, vigorosi, forti, non so, dominanti, ma questo non vuol dire un buon self-confidence, non vuol dire una buona gestione delle proprie emozioni. Perciò dal momento in cui tu gli fai capire che hai un'altra opinione, hai un'altra visione, no? Dei fatti, se tu gli fai capire che hai un'altra preferenza anche, no? Per esempio, non ti piace la carne cruda, ma il narcisista dice, ah, come? Non ti piace la carne cruda? Ma sono proteine. Ecco perché sei così, non so, debole. Ecco perché sei così anemico. Devi mangiare la carne cruda. Non ti rendi conto cosa stai dicendo? Ah, non ti piace lo zenzero? Non ti piace lo zenzero. Ma come sei sciocco? Ma come sei strana? Come le proprie preferenze, gusti sono discutibili. Ma non si limita solo a questo, ecco, man mano che hai a che fare con un narcisista e se magari sei in un rapporto costante, no? E anche di lunga durata con un narcisista, se hai a che fare a lungo con un narcisista, ti rendi conto che non è che si limita solo a questo, ma occupa molto più spazio, occupa molto più spazio e vuole controllare tutto.
come dire, questa cosa diventa, ah, ecco, non sei d'accordo con le mie riflessioni, ah, la pensi in modo diverso, ma come sei impegnativo, ma come sei pesante, ma come, come dire, quasi mi stai rovinando la vita. Si trasforma tutto in un'ostilità nei suoi confronti, no? È come dire, povero me, povera me, veste molto spesso in ruolo di vittima, come dire, ah, agisci così perché non capisci niente, perché vedi, io devo subire le tue stranezze, il tuo modo di pensare. Perciò man mano che hai a che fare con un narcisista, la relazione, il rapporto si trasforma, in questo, tanta ostilità e vittimizzazione. Ecco, succede questo, anche perché il narcisista non dirà mai, lasciamo che, non lo so, possiamo convivere bene e che la nostra relazione sia proficua, perché io magari glorifico, enfatizzo le tue capacità, le tue potenzialità e tu fai lo stesso con me. E così la relazione è sempre, diciamo, proficua, è sempre positiva e abbiamo tutti e due da guadagnare da questa cosa. Ma non è così, oppure che ognuno si supporta a vicenda per quanto riguarda le proprie fragilità, no? Anche, non lo so, nell'ambito sentimentale, ma anche nell'ambito lavorativo. Il narcisista non dirà mai questo, non dirà mai, dai, vedrai che magari esploriamo un po' di più, conosciamoci meglio, diamoci dentro per far sì che le cose con noi vadano bene, ma non farà mai questa cosa perché è troppo, troppo insicuro. E tornando alla domanda, perché il narcisista si sente minacciato da te? Perché il narcisista si sente minacciato dal momento in cui tu sei te stesso, dal momento in cui tu sei libero e agisci in base alle tue proprie regole, in base alle tue proprie preferenze, ai propri pensieri. Hai un tuo modello di pensiero. Perché il narcisista si sente minacciato? Perché, come dicevo prima, il narcisista parte da una base molto fragile, ha un ego molto fragile, perciò fa di tutto per mantenere integra questa falsa immagine. Non riuscirà mai a mettere le basi, di una sana relazione se non si mettono in discussione. Non sarà mai autentico, trasparente e limpido in un rapporto con l'altro. Soprattutto se si sente minacciato dall'altro. Ogni tipo di relazione con il narcisista sarà molto molto superficiale, tutta facciata, recitano continuamente perché sono molto e solamente incentrati su loro stessi. Ecco perché non sono autentici, non sono affidabili. Perciò è tanto, tanta roba essere consapevole di che tipo di relazione instauri con quella persona, con un narcisista. Ecco perché è tanto importante capire e agire in base al tuo proprio pensiero. Se sai di essere competente, agisci così. E poi è molto importante comunque essere consapevoli delle interazioni che abbiamo con il narcisista. Perché se tu sai di essere competente, agisci con fiducia, vivi nella libertà. Non combattere a tutti i costi quando sai che hai a che fare con un rapporto con una persona che non è autentica e non è trasparente. Non crearti delle false aspettative. Vivi sempre con la consapevolezza che hai a che fare con una persona che non si vuole mettere in gioco, che non si vuole mettere in discussione e che non è affidabile, non è autentico. Anche perché non è nel vantaggio del narcisista che tu sei te stesso, non è nel suo vantaggio che tu vivi nella libertà, che tu dici la tua. Perciò sii libero, sentiti libero e abbi fiducia nelle tue capacità. Queste persone soffrono tanto per il successo degli altri e gioiscono quando gli altri falliscono, per esempio. L'invidia li porta a legarsi a quelle persone con cui si sentono in competizione. Non a caso, come dicevo prima, è così aggressivo nei tuoi confronti, perché vede del buono in te, perché vede del positivo, forza, potere, potenzialità. È come dire, abbiamo qua una torta, il narcisista sa che questa torta non basta a tutti, perché se vede che tu prendi un po' troppo, sicuramente a lui, le rimane un po' di meno.
E questo non va bene. Quando qualcuno prende qualcosa di buono o ha qualcosa di buono, viene automaticamente sminuito e svalutato dal narcisista. La loro autostima dipende da quello che hanno gli altri. Il loro successo dipende dal successo degli altri. Ecco perché io non ho nulla contro i narcisisti e non voglio etichettare, non faccio questi video per stigmatizzare il narcisista, ma faccio questi video per aiutare le persone che hanno a che fare con i narcisisti nella loro famiglia, nell'ambiente di lavoro, in una relazione sentimentale, perché solo conoscendo te stesso e conoscendo come funziona la mente di un narcisista, com'è strutturata la sua personalità, com'è il comportamento e perché si comporta così e non così, facilita molto la vita degli altri, anche perché è molto importante vivere serenamente, è molto importante essere consapevoli e aver fiducia in se stessi, perché tutto parte da lì. Anche le nostre relazioni, eccetera, eccetera, il successo nelle nostre relazioni, no? E anche il successo nella vita sociale in generale, vita lavorativa, eccetera. È molto importante essere consapevoli, saper con chi hai a che fare, ecco perché faccio questi video. Il narcisista non potrà mai concepire, non potrà mai capire che nella stessa famiglia, nella stessa azienda, nello stesso rapporto, relazione, possano essere due persone e ambedue possono aver successo, ambedue possono essere felici. Non può capire e non può concepire. È un concetto veramente astratto per il narcisista. Due persone non possono aver successo nella stessa impresa. Perciò, in conclusione, quando tu capisci che il narcisista da solo si mette costantemente nella condizione in cui si mostra, come dire, come aver subito costantemente un'ingiustizia, si mette da solo in questa condizione di essere, come dire, sfruttato, di essere vittima di tutto quello che succede, il mondo ha qualcosa contro di lui. Perciò da solo, quando capisci il perché, quando capisci perché il narcisista si mette in questa condizione, non hai neanche delle false aspettative, sai con chi hai a che fare, sai perché lo fa. E allora vivi nella consapevolezza di relazionarti con una persona che ha un fragile ego. Il narcisista usa la seduzione, lo sfruttamento, senza dare alcuna importanza sull'impatto di questo modo suo di relazionarsi con gli altri, non dà alcuna importanza che lui come dire, svalutativo nei confronti dell'altro, che è prepotente, che usa la seduzione, che usa l'umiliazione verso l'altro, non dà alcuna importanza a questo impatto che ha sull'altro, alle conseguenze del suo comportamento. Perché si crede in diritto di poter agire in questo modo. In conclusione, voglio dirti questo: abbi il coraggio di essere te stesso, abbi il coraggio di scegliere sempre di vivere nella verità, nella libertà. Perché dal momento in cui sai con chi hai a che fare, dal momento in cui capisci che i narcisisti sono esseri tristi, infelici, la loro vita è priva per loro di un significato. Sperimentano la noia, sperimentano spesso il vuoto, la disperazione, non fanno un mistero di tutto questo. E come dicevo in un precedente video, sembra che i narcisisti cercano qualcosa laddove non vogliono entrare, non vogliono avere accesso. Sembrano che sono sempre in ricerca di qualcosa, ma alla fine non vogliono entrare a capire cos'è lì che cercano veramente. E io vi ringrazio che siete con me, vi ringrazio che siete così attivi, che commentate i video. Per me è molto importante, ma non solo per me, ma anche per la community. Vi ringrazio perché condividete le vostre esperienze di vita con me e con gli altri. Sono molto utili i vostri commenti. Se vi è piaciuto questo tema, fatemi sapere, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto ancora e noi ci vediamo presto con altri temi, spero interessanti per voi.